Ma dove stanno andando? Al bingo? Ciao a tutti e benvenuti a Resident Evil 4 Remake. Dopo la demo ci giochiamo finalmente il titolo completo che mi è stato regalato dal Commenda, alias Leopardus91, che ringrazio ancora. Allora, abbiamo la possibilità di cambiare i personaggi. Io... Oh, oddio, aspettate un attimo. Ecco, allora io avrei scelto questo tipo di Leon. Volendo gli possiamo mettere anche gli occhiali da sole sportivi. Io glieli metterei, c'ha gli occhi rossi e il picciono Leon diventa. E il costume di Ashley avrei scelto questo. Tra questo e questo direi che è meglio questo. Leon invece c'ha questo, poi c'ha eroe, ma si può guardare eroe poi. Alternativo, che è quasi simile all'abbigliamento che porta lui in genere. E romantico, che non si può guardare romantico. Oppure predefinito, ovviamente. Allora, questo, diciamo che il primo capitolo io me lo giocherei tutto così, mo non so se riesco a finirlo in questo episodio, il primo capitolo, ma comunque me lo giocherei così, bellamente da picciono, con gli occhiali, ovviamente. E mentre Ashley, appunto, l'ho messa così, quindi poi quando la incontreremo la vedremo conciata a sto modo. E non ho messo però i filtri, non ho messo filtri, e tra i filtri c'è questo eroe malvagio. Però ho provato il filtro malvagio e da una certa, cioè tipo c'è tutta una cornice, come si vede anche a video, c'è tutta una cornice, e poi è tutto sul rosso, bluastro, nero, una cosa così, però tutta questa cornice che si muove, che si sparaflescia, non è che mi gusta tanto. Eroe no, non va bene così, cioè facciamo il filtro che c'è e via. E niente, detto questo, io comincerei senza indugio una nuova partita. Per chi ha giocato Resident Evil 4 nel 2005, estrema. Nemici più forti, sfide più difficili, prezzi più elevati per alcuni oggetti. Io l'ho giocato quello del 2005 con estrema difficoltà, per via dei comandi, il personaggio, il movimento del personaggio, eccetera. Ma mira sminchiata, ma... anche no, giocherei a normale. Per chi non ha mai giocato a Resident Evil 4, è possibile cambiare la modalità di gioco in assistita dalla schermata di Game Over? Ma no, in assistita per chi si avvicina per la prima volta al gioco d'azione. No, vabbè, dai, facciamo normale e via. Damose. Il caricamento. L'espansione per la mappa dei tesori è stata applicata. Ora puoi vedere la posizione dei tesori nascosti sulla tua mappa. Benissimo. E Ashley? Vabbè, se è lei ci hanno risolto il problema. '30 settembre 1998. Una data che non dimentico. Quando il poliziotto in me morì, quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche dell'Umbrella. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso, ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. Se potessi scordare quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Deve esserlo. E dimmi, Yankee, come ci sei finito in questo postaccio? Un villaggio che si trova in culo al mondo.
Diciamo che cerco qualcuno. Sarà qualcuno di molto importante, vero? Il capo ci ha dato ordini precisi. Aiutatelo, ha detto. Beh, di sicuro non sarete qui per arrostire Marshmallow. O forse sì. Strano senso dell'umorismo. Ti confesso un piccolo segreto. Resti fra noi. Un sacco di gente è scomparsa qui intorno. Ed è un po' che questa cosa va avanti. Quindi ormai dovreste essere abituati, no? La settimana scorsa sono spariti degli escursionisti. Sono sicuro che mi aiuterete. La natura chiama. Torno subito. Che frigo. E ha sbevito il bar intero? Sigaretta? Il picciolo. Lascia sitio mastetrico. Hey! Hai alguien ahí? Un cretino di meno. Ce ne sta mettendo di tempo. È caduto dentro. Forse sarebbe meglio se andassi a dare un'occhiata. Io guardo la macchina. Non voglio una multa per divieto di sosta. Grazie per l'aiuto. Infatti. Dai, tanto siamo mimetizzati, picciono. Allora, ok, abbiamo il comando. E questo è andato a fare i bisogni non al bagno, ma nella natura, per cui il collega di cosa cazzarola parlava lo sa solo lui. Do una spippolata in giro in sporti, vigilanza e leggiadria. Attenzione, parecchio, perché è andato qua, stava qua praticamente qui, cioè poteva andare un po' più lontano, io vabbè, avrà visto questo. Ok, via, damose, non ci stiamo più di tanto perché è veramente terribile da guardare. Abbassati. Ci sono anche i tuoi parenti piccioni. Mi spippolo anche qui, nella demo non c'era niente, ma io spippolo lo stesso perché non si sa mai, ci potrebbe essere roba. Ma corri, cioè questo è il massimo della corsa? Scusate, faccio una prova perché... Sì, massimo della corsa è questo. Perfetto. Allora, qui c'è niente? Spippoliamo. Ok, non c'è niente. Damose. Ok, legna accatastata. C'è nessuno? Ma te pare che è una casa abitata? Scusami, posso dire? Cominciamo subito con queste domande tra te e il poliziotto che ha detto che c'è cascato come se il collega fosse andato al bagno. Non c'era un bagno. Ah, questa è una stanza dall'altra parte. Ma che sta a fare con queste mani? Boh. Allora, qui c'è qualcosa e un...
Rozzo Muleto, il giudizio universale è vicino. Questo c'era anche nella demo. Sì, quindi questo è rimasto e non c'è nient'altro. Pare di no. Damose. Nostro bellerrimo picciono. Ah, questa è la stanza dove stavamo prima. Qui serve una chiave, come nella demo. Hasta el fin, vivremos contigo. No temeremo, no temeremos. Conmigo, contigo, consigo. Qui non c'è una ceppa. Ok, damose. Tipo. Salve. C'hanno gli occhi rossi uguali. Chiedo scusa per l'intrusione. Busco un polizia. Vino a chi? È il cretino, vedi? È motto. Ops. Che saracca. Ok, tutto come nella demo, insomma. All'inizio. Beh, questo è andato ormai. Allora... ma dai, ma cominciamo con queste affermazioni che è vero sono più che evidenti. Via via via. Qui è il poliziotto, Corpo Nazionale di Polizia. Abbiamo preso documenti, benissimo. Questa è la sbobba dei beggar. Cazzo, che schifo. Non è per niente invitante, in effetti, ti do ragione. Queste che so, mimose? Appese? Non saprei, boh. Vabbè. Allora, damose nel seminterrato. Dovrebbe essere questo, ok. Mamma mia. Qui ci dovrebbero stare i sorci. Ecco, sorci che sono come pantegane, cioè, posso dire? Qui c'è roba brutta, roba brutta, qui non c'è una ceppa, damose. Ehi! È morto. Sì, è morto. Ti dicevo. Qual è la situazione? Che cazzo succede? Ma è un bordello, Leo. Non so se ti sei reso conto. Che pure quell'altro non stava bene, visto? Che c'aveva gli occhi iniettati di sangue. Ok, adesso mi respara. Però un attimino, aspetta un attimo. Dunque, questa... è la nostra valigetta. Abbiamo la chiave, la mappa, benissimo. Possiamo creare una ceppa, giustamente. Abbiamo due documenti. No, aspetta, aspetta. Allora, richieste, niente. Villaggio, bla 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 bla. Basta, a posto. Allora, mo ci viene addosso il mondo e io direi che... sta ceppa. Ma comincia con le domande cretine, questo. Ma che cazzo? Io ho messo la mira assistita perché sono... Fallò Nabba. Oh. Cioè, Nabba, c'ho la mira sminchiata. Possiamo fare... No, niente, niente, ma la so cercata. La so cercata. Ma dai, cosa te lo fa pensare? Questo ci ha lasciato una ceppa, niente.
Allora vabbè, possiamo anche fare a meno di usare. Non possiamo ricaricare perché non abbiamo munizioni. Donde estás? Estás es qua. Estás aquí. T'hai visto? Dai, due in una botta? Yeah! Damose. Allora, noi siamo venuti... No, aspetta, qui c'è qualcosa. Piantina. Ci può essere utile. Qui non c'è una ceppa. Da là siamo arrivati. Però spippoliamo in per di qua. Qua non c'è una ceppa. È ridicolo questo costume, è ridicolo. Lo fa meno bambacione. Nido, qui Condor 1. Qui Hannigan, rapporto. La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Mi serve la posizione di un lago. Forse si trova lì. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è... Devo andare. A dopo. Con permesso... Ok, dirigiti verso il lago, va bene. Qua c'è niente però? Non c'è una ceppa, io spippolo sempre perché non si sa mai. Damo sempre di qua. Ponte con tracce di sangue. Damo sempre di qua. Il picciono, il nostro parente picciono. Qui c'è qualcosa, là. Munizioni, pistola, qui si entra, qua non c'è niente, no? Ok. Cerca di essere bello sportiveggiante, Leo, per cortesia. Polvere da sparo. È stata aggiunta una valigetta al menu personalizza valigetta. È stato aggiunto un ciondolo al menu personalizza valigetta. È stata aggiunta un'arma speciale al deposito. Io mi piglio tutto, ve lo dico. Non me ne frega niente di... di cominciare con... Allora, metto qua, metto qua. Comincio avvantaggiata. Non va bene a qualcuno, lo dica ora o taccia per sempre. No, aspetta, sposta. No, scusa. Invia al deposito. Conferma. Quindi questa la inviamo al deposito. Qui facciamo... No, no, che... No, no, no. Basta. Aspetta. Aspetta, valigetta, probabilità di ottenere munizioni per pistola aumentate, effetti ciondolo. Ah, allora, questa, no, aspetta, deposito, ma vaffanlovo, personalizza valigetta. Allora, probabilità di ottenere munizioni per pistola aumentate, questa qui? Probabilità di ottenere pesi ad assa aumentate, probabilità di ottenere polvere da sparo aumentate, i ciondoli, probabilità di bonus creazione di munizioni per pistola più 30, quindi questa ci aumenta le munizioni. Munizioni più 30, piante verdi più 15, quindi... Io andrei sulle pesetas. Pesetas, ok, cambia valigetta, ok. E mettiamo questo ciondolo, lo mettiamo a destra, e quest'altro per le piantine a sinistra.
Ecco qua, ne possiamo mettere altri, di ciondoli li troveremo. Boh, così aumentiamo le pesetas, perché almeno, anche se ci servirebbero più munizioni, eh. E questo? Polvere da sparo aumentate. Vabbè, mo facciamo così, va, cambiamo questa, lasciamo questa. Ok, a posto. Allora, facciamo qui, sì. Ok, a posto. E questo era il pezzo che avevo fatto fino a qua, io, per fare la prova, per vedere il ray tracing commesso, eccetera, se andava tutto bene. Allora, cambia arma. Abbiamo detto, abbiamo questa pistola GGOP e abbiamo questo fucilozzo a canne mozze, tipo, che però c'ha solo due colpi. Vabbè, va bene, va bene. Allora, abbiamo salvato, direi damose. Li sento, ma non li vedo. Li sento. C'è qualcosa in alto qui, perché qui ci stanno pure, vabbè, i collezionabili, ciondoli, razzi e mazzi. Io quelli che vedo li prenderò, ma quelli che non vedo non li prenderò. L'importante è finire il gioco. Olè. Munizioni. Sì, perché comunque le armi, cioè le munizioni servono gran tanto, per cui... Poi magari possiamo cambiare più avanti la valigetta e prendiamo quella che ci dà più pesetas. Attenzione, l'ho visto. Guardi che la vedo. Cretino. Ma è morto? Ma è già morto? Ma è GGOP sta pistola, ma che è? Dove sta? Stia lì! Stia lì! Ovviamente ho messo la mira assistita, che però non è che funziona tanto. Olè! Dai! A posto! Polvere da sparo, pesetas! Olè! Benissimo, direi, no? Cominciamo col botto, con le armi GGOP. Ce l'ho. L'ho prese e me le tengo pure. Scusate, ma perché, voglio dire, non è una blind run, cioè, sì, blind run del remake, però non mi ricordo, calla, non mi ricordo una ceppa, come non mi ricorderò se trappole in do cazzarola stanno, e sono più grosse di noi le trappole. Ah, attenzione che qui c'è uno, la posso mirare le cioppette. Alle ciappette. L'è morto? No. Diga. Vai Leo, vai. Oa. Ci ha lasciato polvere da sparo. Benissimo. Qui che c'è? Munizioni. Qui. Granata. Che ci potrebbe essere utile al villaggio. Anche se al villaggio eviterei di sprecare, diciamo, munizioni. E correrei e basta, sinceramente. Se ci riesco, perché se mi viano è un bordello. Ecco, qui è cascata la capoccia. Come nella demo. Qui c'è. Ecco, il poliziotto. Che poi è quell'altro, questo. È quello che ci ha detto di andare a guardare. Oh, merda. Esatto, merda. Sì. Ok, abbiamo visto abbastanza. Allora, io direi, dovrebbe esserci qui la signora che è intenta nei suoi lavori domestici. Qui c'è una piantina, pigliamosela. Oh, beh, oh, signora, ma cosa fa? E calla. No, mi scusi, eh. Attenzione, vai, 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 Leo, vai. La. La. Pure questa? No, niente, vai, damose, damose, Leo, damose. Raccogliamo tutto dopo, eh. Raccogliamo tutto dopo. Ma cosa dice? Cosa dice? Non vi capisco. Ma le ciappette. Ma porca puzzola, è fasciatissima. Ma cosa fa? Crea. Usa. Damose.
Damose. Esta luego. Ahí estás. Estás conmigo, contigo. Dobbiamo aspettare il suono della campana, Leo. Fammi la cortesia di cercare di correre, Ciccio, eh. Vabbè, aiuto! Help! Damose. No, non voglio morire a chi. Potrei andare anche a chi. Però poi mi incastro a lì e non vado a chi. Ve ne approfittate perché pensate che io sia un picciono. Porca puttana, queste stanno le cazze. Mi ricorderò di tornare indietro qui, boh. E il forastero. Vai, forastero, vai. Ecco, se ci passiamo sopra, pigliamo. Qui c'è una crepa crepata. Eccala. Arriva Mister Motosega. Vabbè, ma se io torno dove stava la macchinetta fotografica, no? Oh, buoni, state buoni. Non va a girare che vi aspetta il bingo stasera, eh. Io corro. Stracci tu. Vai, Leo, vai, Damose. Ma che fa... No. Damose. Ma veramente? Quando ce l'ho. Ma non andate a bingo, andate al bingo, ragazzi. Ma li mortacci stracci vostri, quanto siete aggressive. Aggressive proprio. Fai zigo zago. Madonna, ma cos'è? Scusate signore, carissime. Vi sporcate il vestitino, io sono solo un picciono. Picciono. Teo, signore, non lo faccio. Tacci, stracci tua. Lei è veramente un gran figlio di una... Ballerina. Oh no. Oh no, scusate, volevo solo salutare. Sono un forastero. Ma stiamo scherzando? Ma infatti, non stiamo scherzando. Qui non si scherza, Leo. Qui questi ci vogliono morti. Te devi sbrigare, c'hai le sciappette o le piumette che te pesano. Qui se lo passa. Oh, la campana è suonata, andate a farlo, va. Maledetti cretini. Su, tutti al bingo, dai. Così non ho sprecato munizioni, vabbè, insomma, la campana. Andate, cari. Sì, ve in bocca. La vita loca. Tenemos. Sí, el señor es. Al Lord Sadler Todopoderoso. Dove stanno andando? Al bingo?
Proprio a bingo. Ah, un po' di pace, un po' di pace. Allora adesso, qui ci dovevo entrare. Nidor Condor 1, ho trovato una via per il lago. Cerca un grosso mulino. C'è un sentiero dall'altro lato. Un mulino. Ricevuto. E attento. Chiudo. Allora, spray, munizioni. Dirigiti verso il lago. Vabbè, aspettate un attimo perché io mo'. Mappa. Va bene, appunto ci stanno i tesori. Passaggio nel muro. Mo' vediamo tutto, un attimino. Oh, oddio, che ho fatto. Ok. Benissimo. E beh? Sposta. Ah, non ce va. Aspetta, facciamo così. Ah, aspetta, allora aspetta. Aspetta, spostiamo questa. Facciamo così. Ma cominciamo. E poi facciamo, spostiamo questo, lo mettiamo così e lo mettiamo a chi. Dobbiamo mettere un po' di cose in ordine. Sposta. Olè. Questo qui non è che mi piace tanto perché occupa spazio inutile, eh? Però lasciamo così. Che dite? Lasciamo così, va. Oh, vabbè. Bene. Oh, bene, bene. E prendiamoci sta granata. È tutto come nella demo praticamente. Munizioni, fucile, benissimo. Allora, ok. Ah, però noi qua, se è vero, non ci siamo saliti. Io me la so fatta tutta de corsa. Tutta de corsa. Ma questa finestra si rompe? Ah, te vista? Oh, lacrima viola. Questo è un tesoro. Vediamo. Sì. E vediamo, vediamo. Allora, il campanile ci dobbiamo andare. Beh, dobbiamo spippolare un po' dappertutto. Allora, qui dentro ci stavamo. Ok. Qui. Allora, qui mi pare che c'è qualcosa. No, di qua c'è qualcosa. Dove c'è la fessura nel muro? Allora, da qua. Sì, noi qua ci stavamo, quindi niente. Allora, scendiamo. Allora, qui. Qui c'è un tesoro, esatto. Però serve la chiave. Qua stavano a mangiare bella. Oh! Ma. Ma lei dopo tutto sto casino adesso esce fuori? Ma. Ma Leo, ma sei un cretino! Guarda, non lo so, non lo so. Cioè, te la sei cavata con tutta quella gente e adesso. Bah. Ti fai sorprendere da un cretino nell'armadio. Io, boh, veramente. Cioè. Pesetas. E la chiave del suo coso dove sarà? Sempre nel villaggio? Boh. Allora, qua se non sbaglio c'è. E qua come si entra? Come si entra? Ah, qui c'è un collezionabile. C'è una finestra lì. No? Perché qui non si entra. Ah, ma qui che tocca tornarci in due, no? Ma non posso andare con una scala, tipo? Allora, seguiamo il percorso. Qua ci stava una cassa. Ma tocca perdere tempo a prendere risorse, ok. Tocca perdere tempo a prendere cose. Perché che fai? Non le prendi le cose? Allora, qui è dove è uscito quel cretino.
qui è dove c'era la signora. Qui. Ok. C'è nient'altro. Poi qui. C'è qualcosa? Sì, attenzione, è un tesoro? No, non è segnato, che cos'è? È un gioiello, un rubino, damosene. Andiamo di fronte. Munizioni, bene, benissimo. E poi sta ceppa. C'è nient'altro, no, damosene. Poi se andiamo qua c'è il cancello. Ma noi dobbiamo andare verso di qua, sì, esattamente. Però, è chiuso? No, è aperto. Però aspetta, aspettate un attimo. Allora, forse qui ci devo tornare, perché lì dice che tocca farsi spinge a ciccicollo. Quindi adesso finiamo di spippolarci un attimo qui. Poi torniamo verso il campanile e andiamo alla... Allora, mo vorrei fare una cosa, perché nella demo io qui cascavo bellamente. Vabbè, perlomeno non c'è crollato il pavimento. Qui ovviamente non si può andare, ci sono entrati loro per andare a giocare a bingo. Qui c'è un altro tesoro ed è segnato. Collana barocca, attenzione. Piantina, benissimo. E poi basta, questo è un pozzo chiuso. Ok, allora andiamo per ordine, torniamo in per di qua, andiamo. Qui non ci siamo stati. Granata a frammentazione. Altra cassa. Che c'è qualcuno? Risorse. Qua c'è un altro barile. Lacrima viola. Attenzione, la roba che stava a trovare. Oh. Qui c'è qualcosa? No? Niente. Vamose. Allora, siamo passati. Allora, facciamo di qua. Questo era il fienile, tipo. C'è niente qui? Non mi pare. C'è qualcosa in alto per caso? No, non mi pare. Voilà. Ok. Qui ci siamo stati? Mi pare di no. Munizioni, dai, così. Cioè, munizioni a go go. Attenzione, questa dovrebbe essere chiusa. Sì, esatto, è chiusa. Andiamo sempre di qua. Ah no, da qua ci siamo arrivati. Allora proseguiamo sul sentiero, perché così non mi perdo niente. Qua dietro c'è qualcosa? Non mi pare. Sicuramente mi perderò un sacco di cose, ma vabbè. Cioè. Ok, andiamo sempre di qua. Allora, questo abbiamo detto che non si può aprire e c'è il simbolo del ciccicollo, quindi forse ci dovrò tornare, boh, con Ashley, vedi? C'è il ciccicollo, non lo so. Però mi dispiace perché non ho trovato la chiave per aprire praticamente questo cassetto chiuso. Tesoro dell'espansione. Tesoro dell'espansione, qua che c'è? Porta con Sam. Noi però dobbiamo andare qua. Ma la porta con lo stemma sarebbe la chiesa. Vabbè. Qua c'era niente? No? Vabbè, qui niente. No, ripasso perché non vorrei, vero? Perdermi cose, però. So che dire, qui c'è una finestra, io ci vorrei arrampicare, ma non si arrampica il bradipo qui. Quindi, cioè, se noi andiamo di là, possiamo saltare sul tetto? E no, non ci salta sul tetto questo. Scende solo giù.
Oh, qui è uscito Ciccio. E niente, quindi che mi manca? Mi manca questo, dove c'è la fessura sul muro del ciccicollo, e mi manca il cassetto chiuso. E questo che cazzarola è? È qua? Simbolo? Qua ci sono stata. Non è qua. Allora è la chiesa. Lì ci siamo stati. No. Qui niente. Vabbè, io me do. A questo punto me do. Chi è? Non fate scherzi, eh? Questa gente è pazza. Sì, beh, penso che te ne sei reso conto bellamente. Cioè, posso dire, eh? Niente? Niente? Posso? Vabbè, io me darei a sto punto. Qui non lo so. Ci tornerò, che vedevo di... Se ci si può tornare, ma ci si dovrebbe tornare perché c'è il simbolo, no, del ciccicollo, ripeto. Qua ci siamo stati, giusto? Sì, damose. E via, e andiamo per dove dobbiamo andare, così salviamo pure, magari, vero? Allora, attenzione ai trappoloni, Leo, attenzione. Eccolo. Oh, che... Ricarica, ma... Allora, qui non c'è perché c'è sta la macchinetta fotografica. Allora, io direi che adesso salviamo a chi? Vogliamo fare un altro salvataggio? Ne facciamo due? Ma sì, se succede qualcosa... Ah, ma qua c'è tutta un'altra parte proprio. No, allora, siccome io gli episodi non li voglio fare tanto lunghi, facciamo che ci salutiamo qui, va. Il picciolo si mette in piccionaia, ecco. E niente, proseguiremo da qui nel prossimo episodio con il picciolo che non si gira. Va bene, ecco. Allora, un saluto a tutti da me e dal picciolo e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.